ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Vivono a metà tra tristezza e gioia. I 200 ucraini ospiti all'Hotel Tassoni di Alba Adriatica sono bambini, mamme e adolescenti. Lo sguardo delle donne spesso si perde nel vuoto. Cuore e mente tornano nel granaio d'Europa, dove il diritto alla libertà e alla vita è violato. Nessun marito, padre o fratello è presente sui lidi albensi. Sono tutti al fronte a difendere la patria ucraina dagli attacchi russi. Marina Yurchenko è una madre profuga con il suo bambino raggiunto Alba Adriatica. Suo marito è al fronte a combattere. Loro sono arrivati da Kiev. Quanti figli ha portato la signora in Italia e chi ha lasciato invece a Kiev? Qua ha portato il bambino, in Ucraina è rimasto tutta la famiglia, marito, sorelle più anche i genitori. Il marito sta combattendo la guerra? Il suo marito sta in Ucraina combattendo e da 2014, da quando ha cominciato tutta questa guerra, sta a combattere. Lo ha sentito più il marito per telefono da quando è arrivata in Italia? Non tutti i giorni, soltanto quando dice lui. La signora ha lasciato casa, sa se è stata distrutta o se la casa non è stata toccata dai bombardamenti dei russi? Al momento lei non lo sa 100% perché dice non c'è nessuno intorno che può andare a vedere. Conta, spera la signora di tornare in Ucraina? Quando pensa che potrà tornare la pace nel suo paese? Appena lei saprà che il territorio ucraino sarà sicuro per tutti, ritornano 100%, però dice che spera che da settembre, anno nuovo per il bambino, lei può cominciare in Ucraina. Per i piccoli ucraini è stata una serata di festa e gioia. Il sorriso spontaneo dei bambini sottratti alle bombe ha esorcizzato la tensione sempre viva nei volti degli adulti. Frate Mago ha intrattenuto gli ospiti con i suoi giochi di prestigio e illusionismo. Già, la magia, quella che a Frate Mago è stato chiesto di usare per fermare la guerra.